Edizione numero 16. La festa delle antiche tradizioni si conferma l'evento principale dell'estate a Rocca d'Arce, anche per il numero di presenze. Balli, musica, tradizioni, ma soprattutto buona cucina, elemento fondamentale del percorso enogastronomico che ogni anno richiama anche tanti turisti. E i vicoli del paese, scenografia naturale e suggestiva di questo viaggio nel gusto, si animano con i profumi delle pietanze e con le voci dei visitatori. È una manifestazione oramai che ha assunto delle caratteristiche anche peculiari nella organizzazione stessa. Sono riaperti tutti i frantoi, i vecchi frantoi, quei frantoi in pietra fatta proprio scalpellata, quei frantoi particolari, quelle cantine, e c'è una gara proprio da parte di tutte le signore del paese a preparare pasti, cibo delle vecchie tradizioni della vecchia civiltà contadina. Un viaggio non solo tra i vicoli e le piazze del borgo medievale, ma anche alla riscoperta degli antichi mestieri. Mantenere viva la memoria del passato, custodire le proprie tradizioni e le proprie tipicità, è infatti anche questo l'obiettivo della festa organizzata ogni anno dall'amministrazione comunale, con la collaborazione della Regione Lazio, dell'Unione dei Comuni Antica Terra di Lavoro, della Proloco, della 15ª Comunità Montana Valle dell'Iri e dei tanti volontari che lavorano sodo per pianificare ogni dettaglio. È una festa a cui noi teniamo tantissimo perché mettiamo in evidenza quello che è il nostro paese. Il ringraziamento va a tutti i cittadini di questo paese. Noi questa manifestazione la facciamo per far conoscere il nostro piccolo borgo e in più quest'anno abbiamo messo un po' un angolo riservato ai bambini, quindi con giochi tradizionali in legno per dare un po', per far rivivere un po' anche ai bambini la tradizione. Noi pensiamo anche di continuare questa tradizione nei prossimi anni, ma crediamo anche nella valorizzazione soprattutto dei piccoli comuni, dove noi da anni stiamo facendo delle azioni sinergiche anche con gli altri, perché riteniamo che alla base della nostra nazione i piccoli comuni hanno un fondamento, hanno una capacità aggregativa, è la storia dell'Italia i piccoli comuni, e quindi devono avere più che mai oggi, in questi momenti difficili della nostra nazione, noi dobbiamo cercare in ogni caso di valorizzarli.